Imperia, quindi all'interno del palazzetto dello sport, quindi i padroni di casa sono la Fighting Box Imperia, che è qua rappresentata al centro dal suo presidente Domenico Lavagna. Allora Domenico, dimmi qualche cosa di come è andata questa riunione. Io penso che insomma... Felice, contento, e devo dire grazie a loro due che tutte le volte in palestra stanno fino a tardi per curare i ragazzi, e si è visto sul ring, questa sera si è visto solo il loro lavoro, si è visto sul ring, abbiamo avuto i migliori pugili, non ho nulla da dire, sono felicissimo. Un altro anno, se riusciamo, portiamo, lo dico fin d'ora, Matteo Signani. Se troviamo lo sponsor, portiamo Matteo Signani e poi fuoco le polveri, come si dice in gergo. Due parole anche con Alessandro Stefanazzi, che ha concluso in bellezza, ci hai fatto concludere in bellezza questa riunione, e ti sei beccato anche il premio quale miglior pugile della serata. Meno male, sono molto contento, il premio lo dedico a tutta la palestra, perché è merito loro se sono riuscito a fare questo, e niente, sono molto soddisfatto del successo e di tutta la serata come è andata. Allora, quanti anni hai e da quanto tempo hai iniziato a fare pugilato? 26, ho iniziato a 20 anni, così, mi è sempre piaciuto. Poi ho incontrato un mio amico che lo faceva e mi ha portato in palestra, e da lì ho iniziato. Non è più mollato? Non ho più smesso. Si può dire che i primi due anni non ho saltato mai l'allenamento, perché per imparare devi lavorare. Certo. Non c'è nient'altro da fare. Senti, ma come si può fare, io lo chiedo anche a Timothy, come si può fare per cercare di farlo ritornare uno sport che muoveva veramente le masse? Cioè, ricordiamo tutti quello che succedeva 15, 20, 30 anni fa con Muhammad Ali e poi con Tyson, finito loro. C'è una ripresa soprattutto in certe nazioni che veramente fanno un botto di soldi anche con sponsor, soprattutto Gran Bretagna e Germania. Io penso che nel nostro piccolo quello che abbiamo fatto stasera sia un modo di rilanciare il pugilato. E effettivamente è difficile trovare sponsor, il pugilato a volte non è capito come dovrebbe essere, ma in realtà non è. È uno sport che merita rispetto come tutti gli altri e merita soprattutto visibilità. E questo che stiamo facendo adesso è un altro modo, sempre nel nostro piccolo, per rilanciare pugilato. Abbiamo il presidente della Sanremo Box, Riccardo Zunino, che insieme con gli amici di Imperia e con quelli di Ventimiglia vi siete beccati, vi siete presi i giusti complimenti da parte del commissario della riunione. Ha detto finalmente qualcuno ha capito che quando si è in momenti difficili l'unione fa la forza. È vero, finalmente l'abbiamo capito, lo stiamo capendo, è un piccolo passo, speriamo soprattutto di aver dato un buon esempio, quindi perché si può fare, quello che c'è l'abbiamo scritto anche sui manifesti, la boxe da fare insieme, tutte le cose quando si fanno in più forze diventa più facile farle, Renzo. Quindi è così, è vero, è stata una cosa ben riuscita. E vediamo, continuiamo ad andare avanti, vediamo.